cade il Porto d'Ascoli al cospetto del Chieti con un rigore contestatissimo in pieno recupero che viene tirato due volte dopo che la prima battuta operata da Mariani era stata ben respinta da Finori, che nulla può però sul tiro di Akamadou. Il Porto d'Ascoli si presenta alla sfida del Riviera delle Palme finalmente col pubblico contro il Chieti da capolista. I riveraschi possono festeggiare l'approdo in Serie D con i loro simpatizzanti e con i ragazzi del settore giovanile, presente una rappresentanza della tifoseria ospite assipata in curva sud. L'inizio è di Marca ospite che fa girare il pallone e col Porto d'Ascoli ben arroccato in una prova a metà campo cercando di sfruttare qualche ripartenza. La prima emozione è al 14esimo, quando Akamadou a seminare il parico, poi Sensi salva. Pallone a Pietrantonio che sparacchia fuori. Al 17esimo si vede il Porto d'Ascoli con Evangelisti che serve a Napolano, il quale ci prova di destro, ma il pallone è centrale per Fusco, non ci sono problemi. Sul capovolgimento di fronte ecco Puglielli, il cui tiro però non ha fortuna. Si arriva alla mezz'ora quando è Bassini a tirare, ma la sfera passa lontanissima dai pali. Al 32esimo Napolano serve il giovane Evangelisti che però spara sul fondo. Due minuti dopo, grande occasione per passare in vantaggio la parte dei neroverdi. Bassini crossa dalla sinistra, Finori esce dai pali e respinge proprio sui piedi a Akamadou che mira la porta ma colpisce in pieno il palo. Un minuto dopo l'occasione ce la prova il Porto d'Ascoli, angolo calciato da Napolano, palla a Rossi che tira sulla traiettoria, c'è Passalacqua che a metà dalla porta colpisce incredibilmente la traversa col pallone che rimbalza dentro al campo. L'ultima emozione del primo tempo al 40esimo, quando Napolano batte rapidamente una punizione servendo Battista che entra in area, mira il palo lungo ma è sfortunato perché il pallone sfila sul fondo. L'inizio della ripresa è frizzante da entrambe le parti e al 7esimo sono i neroverdi a sbloccarla. Pietrantonio crossa dalla sinistra e dalla mischia sbuca Fabrizi che batte Finori. Il Chieti spinge sull'acceleratore e Verna sfiora il raddoppio con un tiro che passa vicino all'incrocio dei pali. Al 16esimo Ciampelli fa entrare Sciba ed è il cambio che fa mutare l'inerzia del match. Al 22esimo Napolano sfiora il palo, poi è il neoentrato attaccante a impegnare Fusco in due tempi. Al 24esimo arriva il pari. Giocata di Battista sulla sinistra che scodela verso il secondo palo dove Sciba insacca nell'area piccola. Il Porto d'Ascoli ci crede, va vicino al clamoroso sorpasso, corre il 27esimo quando Battista prova il tiro a giro che viene arrivato in corner. Dalla bandierina calcia Napolano che trova la testa di D'Alessandro, il quale colpisce mandando a fil di palo, ma sul fondo. Al 39esimo furiose proteste abruzzesi per un atterramento in area da parte di D'Alessandro su Dimino, ma per l'arbitro si può proseguire. Nel secondo dei 5 minuti di recupero arriva l'episodio decisivo. Petrini tocca Siracusa che, accentuando il contatto, cade in area. Per il signor Dini non ci sono dubbi, è rigore. Alla battuta va Mariani che si fa respingere il tiro da Finori, ma l'arbitro decide per la ripetizione perché D'Alessandro si era mosso in precedenza. Lo stesso numero 27 si becca anche il rosso per reazione. Sul replay del penalty va Akamadou, che non sbaglia. Termina così la serie positiva del Porto d'Ascoli, con più di un rammarico, mentre per il Chieti sono tre punti fondamentali per il suo campionato.